giorno lunedì il 5, oggi è festa nazionale, perché il 4 che era ieri era di domenica, quindi oggi non si lavora, quindi vado a fare la spesa. Prendiamo il volantino, anche se ho l'app. Del ciliegie è $1.89 per la busta. Sì. Gli avocado sono $2.19 per la busta. Ce ne danno 4. Non hanno i rustic, prendiamo questi due baguette. Le rustiche non c'è. Hanno le, ora quasi tutto sciolto, prima non era sfuso. Croissant, che c'è qui? Guanti qui. Carino. Guanti, spesso mi metto guanti, prendo una busta, prendo i fornetti, mi prendo due fornetti, sì, sono 79 centesimi l'uno. Prendo i peperoni verdi, li faccio arrosti sul barbecue. Quanto sono? $1.99. Quelli rossi costano $2.99. A proposito, ok, c'è qui. Pink Lady, è mele. Jazz, $2.65. Quali sono i Fuji? Questi sono Jazz. Mai provati, proviamoli. $2.65 la busta, ti piace? Ok. Gala $3.99. Ok. Prendiamo i cetrioli. Questi sono quelli che piacciono a me. La buccia non è amara, li mangi con la buccia e tutto. Ho messo il mio figlio nel carrello, o lui adora questi, ok. Zucchero, patate ce l'ho, cipolle ce l'ho. Buono, yuca, buono. E qui? Oh, il tamarindo. Queste mi piacciono. Questa scelta di carote, okay. Oh, i rainbow, questi sono quelli arcobaleno, costano $2.29. Quelle normali, sempre biologiche, 99 centesimi. Eccole qui, andiamo a queste. Queste qui, 99 centesimi. Sono confusa qui. Sì. Ok. Oh, che stanchezza. Prendiamo un po' di romaine, $2.59. Bony pack. Funghi, $1.99, buon prezzo. Poi hanno i shiitake, però costano di più. Abbiamo dell'organic granola, $3.49. Questi sono in promozione nell'app, c'è un coupon, prenderò i blu.
biologici sono 1,69, però c'è il coupon, c'è anche gli altri. C'è la frota salmonata a buon prezzo qui, Queste qui, queste qui. 6,39, prendiamo questo. Salmone dal Cile, $18 quel pezzone vale. Cile in salmone, quello era 19. Prendo questo qui e mi serve anche questi qui, sono i gamberi, quelli surgelati di Argentina, sono i preferred. Prendiamo quelli, 8,49 buon pezzo. Prendo un hummus, $1,79, questo è quello classico. Sì, ci piace. Prenderò il pezzo di tacchino. Il pezzo di tacchino è 2,45, 255 grammi, not bad. Ok, solo questo. Poi c'è anche quello di pollo, anche quello di pollo. Prendiamo anche questo. Formaggio, proviamo il provolone, 1,75, non è il massimo, ma è valido. E il New York Sharp Cheddar, 1,45, prendiamo questo. Ok. Quindi tagliamo, sono i palmier con la cioccolata, i 49, okay, semplici, mettiamo tutti qui, sì questi, semplici, prendiamo quelli col cioccolato dai. Prendiamo questi. Gelatelli hanno Star Spangled Sherbet, ciliegia, limone e raspberry. Con dentro Star Spangled, questo è 2,79. Prendo i mini wontons che si possono fare in padella o ne faccio in minestra. Vengono buoni come la minestra, col brodo vegetale, sono veramente buoni, vale. Hanno una buona area asiatica qui. Ok, poi mi serve verdura, ne ho bisogno di due pizzette, prendiamo due pizzette. Ok, poi questo self-rising pizza, 4 cheeses, quanto sono? Ho 2,79. I gelatelli hanno il pistacchio e chocolate, wow, quanto sono? 3,49, questo è nuovo, pistacchio e chocolate, prendiamo questi, 3,49, provare, dai. Bars. E questo pistachio. Wow. Double caramel. Oh my goodness. Questo ultra per lavare i piatti. È $2,05, è veramente, penso che è il Duc del Don, che costa molto di più. Questo mi serve, questo per lavare
prenderò questi per la... sono validi per lavare, per la lavastoviglie. Tutto l'altro ce l'ho, mi serve solo il riso e il caffè e ho finito. Per l'estate, poi lo leggiamo insieme con tutte le ricette. Carino questo, il giornalino. Ora esco, poi lo leggiamo insieme. Ok, vado all'altro. Ok, ci sentiamo dopo. Questi sono i peperoni che ho comprato a Lidl e devo mettere anche del pollo per cuocere. Che profumo. Poi ci sono le sopracotte, ovviamente senza osso, che ho comprato a Lidl, sono quelle di organic, e ho messo, questa è l'ultima che devo mettere, olio d'oliva, sale, pepe, un po' di limone e un po' di maggiorana. Yummy! Il pollo ottimo e questi sono i peperoni, io li devo mettere dentro una busta, sono più facili da spelare e per un'insalata di peperoni troppo buona. Ecco l'insalata di peperoni, c'è prezzemolo, aglio, olio d'oliva, sale, pepe e un po' di aceto balsamico, troppo buono, dai.